In questi mesi ho comprato 51 scarpe, come la mia età, anche le Crocs, e ho capito che le scarpe hanno una differenza tra l'altezza dal suolo del tallone e dell'avampiede, si chiama drop. Queste sono le 8 cose che ho capito del drop stesso e nel video vi racconto quali sono le 8 migliori scarpe per i vari drop. Se il drop è semplicemente il differenziale tra l'altezza dal suolo nel tallone e nell'avampiede, in realtà non esiste una ricetta magica, perché comunque la prima cosa da sapere è che, ce l'ha insegnato Newton, l'energia non si crea ma solamente si trasforma. Quindi la scarpa è solamente uno strumento, però le forze di impatto al terreno si scaricano o sulla caviglia o sul tendine o sulle ginocchia o sulle anche, a seconda della scelta della scarpa. E quindi la migliore scarpa con drop 12 è dell'azienda giapponese Mizuno, la Wave Rider 27, che è sicuramente flessibile, ha un cuneo mediale nella parte centrale, non è una piastra, e al tempo stesso una mescola molto morbida, reattiva e veloce, che vi consente di correre in maniera molto efficace, e soprattutto se avete problemi al tendine d'Achille, questa è un toccasana e la suggerisco per tutti quelli che volessero utilizzarla nelle maratone dei prossimi giorni. Da sapere però che la misurazione del drop, che è un concetto statico, la corsa è un concetto dinamico, quindi alla fine quello che conta è l'appoggio del polistamatore. Se utilizzate una scarpa più morbida, la valutazione del drop deve essere rivista sulla base del fatto che il drop stesso tende a diminuire anche in funzione del vostro appoggio. La miglior scarpa con il drop 10 è quella di Saucony, si chiama Triumph 21, utilizza una mescola in TPU Power Run Plus, che è morbida, reattiva, al tempo stesso molto durevole. La scarpa poi soprattutto ha un grip eccezionale, nonostante comunque la gomma sia tra virgolette limitata. La suggerisco per tutti quelli che volessero correre nel parco, ma anche velocemente, e chiaramente se correte la maratona in 3 ore e 30, perché questa scarpa vi porterà lontano. L'altezza dal suolo poi ha un impatto sul drop, perché il comportamento nella corsa è diverso a seconda se la scarpa sia alta o più bassa, e quindi io suggerisco comunque di avere una scarpa super protettiva, a meno che pesiate 35 kg, e però in questo caso forse state mangiando un po' troppo. E non è un caso che la miglior scarpa con drop 8 sia quella di ASICS, che si chiama Nova Blast 3, è uscito il modello 4 di cui farò una recensione nei prossimi giorni. L'azienda giapponese ha deciso di diminuire il drop proprio perché ha aumentato l'altezza dal suolo. Questa cosa garantisce una migliore stabilità della scarpa stessa. Sappiate che la mescola è davvero molto morbida, se pesate 100 kg forse non la raccomando, anche perché qualcuno mi ha detto che in questo caso suggerirei la TR con una gomma e con dei tacchetti più duri, che vi consente comunque di correre anche più a lungo e soprattutto durante la stagione invernale di utilizzarla meglio. Uno dei problemi di una scarpa con un drop alto invece è comunque il fatto che potrebbe crearvi dei fastidi al ginocchio e ai glutei. Il vero problema è che la transizione da un drop altissimo a un drop bassissimo non va fatta in maniera molto rapida, e quindi per questa ragione suggerisco una scarpa con un drop intermedio. E quindi la miglior scarpa con drop 6 si chiama New Balance 1080 V13. Nelle versioni precedenti la scarpa era forse troppo dura, aveva un battistrada non particolarmente grippante. In questo caso però è migliorata la mescola, la scarpa è stata ridotta di 28 grammi nella taglia US 9, utilizza una tomaia traspirante e che comunque vi consente di correre in maniera molto piacevole. Riuscirete a correre anche abbastanza velocemente, non così velocemente, ma comunque l'atterraggio è sul cuscino, e questa scarpa secondo me vi permette di ritornare a correre dopo un infortunio, che purtroppo non mi vedrà presente alla maratona di Verona, dove forse avrei vinto il campionato italiano master per la terza volta di fila, ma chi è assente è sempre perdente. Più il drop scende, è importante sapere che più l'impatto non sarà sul ginocchio ma solamente sulla caviglia. Provate a correre con una scarpa zero drop e vedrete che comunque, se da un lato vi consente di proiettarvi in avanti più rapidamente, d'altro lato avrete un problema alla caviglia. Non vi consiglio di fratturarvela per capirlo, però sicuramente l'aspetto significativo è che in questo caso caviglia e polpacci saranno assolutamente sotto pressione, anche se correrete più velocemente. Non è un caso in effetti che la scarpa con il miglior drop 5 sia la Clifton 9, che è pensata per correre tutte le velocità a tutte le distanze, ha una mescola parecchio morbida,
particolarmente interessante il fatto che non sia una schiuma super innovativa, ma la geometria della scarpa stessa combinata con il design rende questa scarpa adatta a tutti i podissematori. Nel passato il prodepodista diceva che era una scaccia infortuni, sono assolutamente d'accordo con lui e ho apprezzato di questa scarpa anche la reattività molto buona, migliorata con la nuova versione 9 che ha una mescola un po' più innovativa rispetto al passato. E poi dimostrato statisticamente, non serve avere né 51 anni né 51 scarpe, che una scarpa con un drop più basso consente una cadenza più alta e di conseguenza potreste di fatto ridurre l'infortunio, anche se non è chiaro, non sono tutti d'accordo che una scarpa con un drop più basso riduce l'infortunio, perché se crediamo alla legge di Newton, fondamentalmente da qualche parte la forza deve essere scaricata. E in effetti sarebbe molto potente se vi iscriveste al canale, questa batteria ricarica 5 iPhone per non perdere le prossime recensioni e le classifiche dei prossimi giorni. E quindi qual è la miglior scarpa con drop 4? Sicuramente l'altra Rivera, che di fatto l'azienda la indica come drop 0, ma il mio amico è super consulente e giornalista di Correre mi suggerisce che questa scarpa di fatto ha un drop 4, secondo me ha una mescola molto reattiva ma al tempo stesso accomodante, una flessibilità molto buona che vi consente di correre anche a ritmi molto lenti, una trazione eccezionale e vi consente di gestire al meglio tutti i cambi di direzione. Scarpa con drop 4 assolutamente promossa. Il vero consiglio che vi posso dare per fare una transizione tra drop alto e drop basso è quello di alternare un giorno la scarpa col drop alto con una con il drop basso. Di fatto noterete che il podista amatore super evoluto, quello che vince le gare, magari potrebbe anche correre con il drop alto, ma comunque corre di avampiede, quindi questo non è un problema. È ovvio che il negozio vi dirà correte comunque solo con scarpe col drop basso, ma se fate la transizione una scarpa col drop alto ce l'avete, quindi secondo me questa è una cosa da considerare. La miglior scarpa con il drop 3 si chiama Topo Cyclone 2, che utilizza una mescola super nobile. La raccomando sempre per correre velocemente ma anche lentamente. In questo caso questa scarpa potrebbe essere utilizzata per la transizione, anche perché è davvero reattiva e al tempo stesso ci sono riuscito, vi consente di migliorare la vostra biomeccanica di corsa. Correndo con un drop più basso o addirittura zero, ci sono 9,2 volte di probabilità in più che il runner corra di avampiede, ma sappiate anche che questo è uno studio che è stato fatto nel 2016, il 70% dei runners correrebbero anche con una scarpa drop zero per il 70% dei casi di tallone, e di conseguenza il mio suggerimento è state attenti e comunque affidatevi a un allenatore e comunque fate una transizione molto lunga su un tempo davvero lungo, perché il corpo richiede tempo ad adattarsi. E quindi qual è la miglior scarpa con drop zero? Sicuramente la Vanish Tempo di Altra, che utilizza una mescola nobile, non è così scontato. La scarpa su strada ha un battistrada discreto, forse non la utilizzerei su pista bianca, è abbastanza stabile ma al tempo stesso vi consente di correre sia velocemente sia lentamente proprio per questa mescola che è molto reattiva. Ho apprezzato anche che abbia dei materiali durevoli, l'ho utilizzata parecchio quando mi sono fratturato la caviglia, quindi una vita fa, e ce l'ho ancora perché davvero mi piace tantissimo. In conclusione, ci sono tantissime scelte per il podista amatore. Se fossi al vostro posto capirei qual è la biomeccanica di corsa preferita e soprattutto per quante volte vorreste correre in settimana. Non è detto e non lo suggerisco che sia necessario correre in maniera naturale, anche perché la corsa secondo me è una questione mentale. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dar da mangiare al coniglio e nei prossimi giorni ulteriori recensioni, scrivetemi qua sotto quali vorreste vedere. Ciao, alla prossima!